Nonostante l'impegno di Tommaso Parentucelli, Papa Nicolò V, nel restauro del 1453 dell'acquedotto dell'Acqua Virgo, costruito da Marco Vipsanio Agrippa e inaugurato nel giugno del 19 a.C., la zona di Treio, in latino Trivium, oggi Trevi, agli inizi del Cinquecento risulta scarsamente popolata, con modeste abitazioni rurali. Via via che aumenta l'interesse dei papi nei confronti della Vigna di Montecavallo, la sede del Quirinale, aumenta anche l'interesse all'urbanizzazione dei luoghi circostanti. Nel 1542 i conservatori di Roma decretano una tassa per riattare la fontana di Trevi e levare molti impedimenti che vi erano nel corso della medesima. Ancora, tra il 60 e il 70, Giacomo della Porta, architetto di Porlezza, succeduto a Michelangelo, morto nel 1564 come architetto del popolo romano, operava lavori su acquedotto e piazza, che assume col tempo una nuova configurazione con l'insediamento di unità abitative anche di rilievo. Un palazzo risulterebbe all'epoca di proprietà dei Vaini di Imola, oppure, o in seguito, della famiglia Orsini Mattei, che la vende il 15 febbraio 1612 alla Congregazione della Madre di Dio, che 13 anni dopo, 25 gennaio 1625, la rivende a Monsieur Pierre Echinard di Poitiers, nobile probabilmente disceso a Roma nel 1597 al seguito dell'ambasciatore di Francia, che sposa la nobildonna Olimpia Neri, che gli darà 11 figli, e ottiene nel 1617 la cittadinanza romana, diventando Pietro Schinardi. A seguito di dissesti finanziari, l'11 gennaio 1638 cede il palazzo al conte Ambrogio di Carpegna, da Rimini. Chi sono i Carpegna? Apparentati con i duchi di Urbino, originari di Carpegna, comune del Montefeltro, un antenato Guido, stimato e citato da Dante nel Purgatorio, un discendente Guido, senatore del regno nonché assessore di Roma, e all'epoca un fratello vescovo e un altro, Ulderico, cardinale. Con quest'ultimo Francesco Borromini sviluppa un'amicizia, almeno a guardare il testamento, in cui, oltre a nominarlo esecutore testamentario, gli lascia 2.000 scudi, due collane d'oro, gli argenti, quadri e altri oggetti. I Carpegna hanno probabilmente il desiderio di avere un palazzo di rilievo, comprano un secondo isolato e affidano un incarico a Borromini, che dal 14 maggio 1640 firmerà tutte le perizie e le misure per la nuova fabbrica. L'architetto, che è un serio professionista, prepara una mole notevole di disegni, alcuni conservati all'Albertina di Vienna. Comincia a lavorare con in mente idee per trasformare la dimora in uno spazio in cui il suo stile emerga, ma due fatti accadono: la morte di Ambrogio Carpegna il 7 marzo 1643 e il temporaneo abbandono del progetto di risistemazione della piazza di Trevi per la morte l'anno dopo di Maffeo Barberini, Papa Urbano VIII, che tra l'altro aveva incaricato il Bernini di progettare una fontana per la piazza, una mostra terminale dell'acquedotto alla maniera di Sisto V per l'Acqua Felice. Ma mentre Papa Sisto impone tasse e mantiene ben stretti i cordoni della borsa, il Barberini impone tasse e scialacqua, tanto da meritarsi il soprannome di Papa Gabella e per l'occasione anche una pasquinata. Il progetto borrominiano è ridimensionato in attesa di tempi migliori che non verranno più. La facciata del palazzo rimane la stessa, con qualche ritocco visibile sopra il portone ad arco, fiancheggiato da due lesene che terminano con due mensoloni che sorreggono il balcone, attenuando in parte la severità della forma, inquadrata da angoli bugnati e scuri a due piani, divisi da marca davanzali che corrono su tutta la superficie. Ci rimane da ammirare il portale interno, che fortunatamente nessuno ha toccato. Esaminiamolo. In cima, inserito tra due ali e una conchiglia, al posto del cherubino che ci si aspetta, troviamo inserita in uno scudo Medusa. Ora, i significati, tralasciando quello che pensa Sigmund Freud, possono essere tanti, dal semplice simbolo porta fortuna al simbolo di Pallade,
Atena, dea della saggezza, che si portava sempre dietro la testa della Gorgone. Due cornucopie a spirale scendono lateralmente, rovesciando ogni ben di Dio, o facendo intravedere ogni ben di Dio, fama, fortuna, fecondità, tradotti simbolicamente nell'abbondanza di frutti della terra, o da una tiara e addirittura da un bimbo che abbraccia il capitello della colonna. In basso, il festone adorno di fiori, che possono simboleggiare la brevità della vita, e foglie di lauro, chiude l'arco formando un curioso ovale, anzi direi un uovo, e nonostante la ricchezza ornamentale, il tutto riesce a dare una sensazione di leggerezza, quasi di fragilità. Sicuramente il monumento ha un forte valore simbolico, anzi direi ermetico, e siccome lo sguardo ammonitore della Medusa ci avvisa di non oltrepassare i nostri limiti, fermiamoci impietriti, si fa per dire, ad ammirare l'opera. Borromini si occupa anche del porticato e di una rampa interna elicoidale. Il palazzo, che ebbe vari proprietari e rimaneggiamenti, è dal 1934 sede dell'Accademia Nazionale di San Luca, nome attuale di un'associazione fondata su una preesistente struttura da Federico Zuccari, pittore giramondo di origine marchigiana, nel 1593. Che si insediò nel palazzo a seguito della demolizione della sede storica a fianco della chiesa dei Santi Luca e Martina per aprire la via dell'impero, oggi dei fori imperiali. L'Accademia, nata per lo sviluppo inizialmente della pittura e della scultura e dal 1634 anche dell'architettura, e che ebbe come principi sia il Bernini che Pietro da Cortona, annoverò tra i suoi accademici anche il Borromini. Circa 50.000 volumi formano la biblioteca dedicata alle arti, oltre a notevoli opere visitabili nell'annessa galleria, e il tutto almeno per ora gratuito. Un saluto da Videlab, il prossimo appuntamento Sant'Andrea delle Fratte.